Catania, quartiere San Cristoforo. Distrugge la macchina della compagna a martellate, arrestato dai carabinieri. I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania, la scorsa notte, hanno arrestato nel quartiere San Cristoforo un 27enne pregiudicato del posto per i reati di atti persecutori, maltrattamenti verso familiari e danneggiamento. Alle prime luci dell'alba, la gazzella dell'arma in servizio di prevenzione, nel giro di pochi minuti, accorse nei pressi di via Plebiscito, poiché alla centrale operativa carabinieri di Catania era stato segnalato un giovane che, con una mazza da muratore, stava letteralmente distruggendo una utilitaria parcheggiata su strada. La piccola automobile, infatti, aveva oramai in frantumi il parabrezza, il finestrino lato passeggeri e il faro anteriore sinistro, nonché diverse e profonde ammaccature sulla carrozzeria. Immediato a quel punto l'intervento dei carabinieri, che per prima cosa ha bloccato il 27enne, disarmandolo e mettendolo in sicurezza, per poi iniziare a ricostruire il quadro della vicenda. Nel frattempo, da un'abitazione lì vicino è discesa in strada la compagna dell'uomo, una catanese 33enne che, estremamente scossa, ha iniziato a sfogarsi ad aprirsi ai militari del nucleo radiomobile. Una volta in caserma, la donna, ormai tranquillizzatisi, ha poi aggiunto che ormai, da tempo, era oggetto di atti persecutori e maltrattamenti da parte del compagno, purtroppo mai denunciati. I carabinieri hanno tratto in arresto il 27enne portandolo al carcere di Piazza Lanza, mettendolo a disposizione dell'autorità giudiziaria etnea, che ha poi convalidato l'arresto. Palagonia, riempie di botte e tenta di strangolare la compagna, ma lei riesce a chiedere aiuto, in manette un giovane palagonese, che sottoponeva la propria convivente ad ogni tipo di vessazione e violenza. In presenza dei figli minori della coppia, un bambino di 2 anni e un altro di soli 4 mesi. Qualche sera fa, al culmine dell'ennesima lite, l'uomo, con una violenza inaudita, dopo aver tentato di strangolare la donna, l'ha colpita ripetutamente al capo mediante l'utilizzo di una sbarra di ferro, evidenti le tracce di sangue rinvenute in casa dei carabinieri. La giovane vittima, dopo essere stata accolta in caserma, è stata poi accompagnata in pronto soccorso, venendo successivamente dimessa con 30 giorni di prognosi a causa delle ferite riportate. Ora è al sicuro assieme ai propri figli in una località protetta. L'uomo è stato immediatamente tradotto presso la casa circondariale di Caltagirone e il GIP, rilevata la gravità del quadro indiziario a suo carico, ne ha convalidato l'arresto applicando nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Catania, quartiere San Giovanni Galermo, evade dai domiciliari a Mascalucia e viene arrestato a Catania dai carabinieri. I carabinieri del nucleo radiomobile di Gravina di Catania hanno tratto in arresto un 38enne, pregiudicato, residente a Mascalucia per evasione, poiché si era attivato l'allarme del braccialetto elettronico dell'uomo sottoposto dallo scorso dicembre alla misura restrittiva degli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti della sua ex. L'uomo è stato scovato all'interno di un terreno incolto ai margini del viale Tirreno, nel quartiere San Giovanni Galermo, mentre si trovava da solo a bordo della sua utilitaria. Il 38enne è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che, convalidato l'arresto, ha disposto nuovamente la sottoposizione agli arresti domiciliari con dispositivo elettronico. Guardia di Finanza Palermo, misure di prevenzione antimafia, confisca definitiva per oltre 26 milioni di euro. Il Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, DDA, ha emesso un decreto di confisca del patrimonio per un valore complessivo di oltre 26 milioni di euro, eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo. Il noto imprenditore attivo nel settore del commercio di autovetture di lusso, già condannato con sentenza passata in giudicato per concorso esterno in associazione di stampo mafioso, perché ritenuto soggetto a disposizione di Cosa Nostra. In particolare, in qualità di imprenditore nel settore del commercio autovetture, ha fornito un fattivo contributo al mantenimento e al consolidamento dell'organizzazione criminale, procacciando sistematicamente autovetture pulite destinate all'utilizzo da parte di alcuni latitanti, mettendo a disposizione luoghi sicuri dove poter organizzare riunioni riservate tra uomini d'onore e svolgendo la funzione di prestanome per le famiglie mafiose dei Corso dei Mille e di Brancaccio. La confisca dei beni tra società e rapporti bancari ammonta a oltre 26 milioni di euro.
Il 6 marzo alle 9 nell'auditorium di Via Puglia dell'Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia di Mister Bianco si è tenuto l'incontro fra Giacomo Mazzariol, autore del libro Mio fratello rincorre i dinosauri, e gli studenti delle classi quinte della scuola primaria e delle prime e seconde della scuola secondaria. Questo successo editoriale, conosciuto ai più anche per la trasposizione cinematografica nell'omonimo film, affronta i temi della diversità e dell'amore fraterno e lo fa senza mai perdere di vista la realtà, raccontando le difficoltà del quotidiano con estrema dolcezza e delicatezza. È nato l'interesse delle case editrici, tra cui Einaudi, che è stata l'unica che mi ha chiesto di scrivere da me il libro. L'evento, svolto in collaborazione con il progetto editoriale Einaudi, lo struzzo a scuola, promosso dalla referente del progetto lettura, professoressa Alessandra Materia, e sostenuto dalla preside dell'istituto, dottoressa Sabina Maccarrone, e dalla sua collaboratrice, professoressa Alfia Scaffidi, ha visto i ragazzi confrontarsi sul tema dell'inclusione e dell'accettazione della diversità. Il libro racconta la storia dell'amicizia fra Giacomo, l'autore, nonché fratello maggiore di Giovanni, che ha la sindrome di Down. Dal dibattito è emerso che la diversità non va stigmatizzata, ma va apprezzata poiché essa arricchisce la nostra vita anziché minacciarla. L'evento ha visto inoltre la partecipazione del sindaco di Mister Bianco, Marco Corsaro, e dell'assessore alla cultura, Dario Moscato, che hanno apportato il loro personale contributo, condividendo con i ragazzi e i loro insegnanti l'arricchente esperienza. Si è svolto nella giornata di lunedì 4 marzo l'incontro fra gli studenti e le autorità istituzionali sul tema Il valore della scuola pubblica d'eccellenza nel territorio e nel paese. Ha accolto studenti e autorità il professore Francesco Nauta, non prima di aver aperto l'evento con l'inno di Mameli. Dopo i saluti istituzionali da parte della dirigente scolastica dottoressa Patrizia Pittalà, sono intervenuti nell'ordine la senatrice Ella Bucalo, membro della Commissione Cultura e Ministero dell'Istruzione e del Merito, il direttore generale USR Sicilia, dottor Giuseppe Pierro, il dirigente scolastico territoriale, dottor Emilio Grasso, l'assessore alle politiche giovanili e pari opportunità, Viviana Lombardo. Dopo l'incontro, agli allievi sono stati consegnati gli attestati di partecipazione cultura del volo. Quindi io pongo i ringraziamenti a tutta la comunità. Grazie. Che quando, quindi, facciamo queste visite, per me e per voi è una giornata di scuola, quindi grazie, perché vi distogliamo forse dall'attività quotidiana per accoglierci, ma è un modo per farci conoscere la vostra realtà e saper rappresentare la scuola che vivete. Credo che faccia parte anche del sentire vostro alla scuola, quindi questo per me è assolutamente un elemento positivo. Stamattina siamo stati con i più piccoli, oggi siamo con i più grandi. La passione però è la stessa, perché anche stamattina abbiamo visto nei piccoli allievi una bella passione, una voglia di andare a scuola, e il fatto che siamo qui alle 5 del pomeriggio ad ascoltare questi signori è anche, come dire, un elemento di importanza che date alla scuola che vivete. E non mi voglio ripetere, perché diciamo, peraltro ringrazio anch'io l'impegno della senatrice Bucalo, non è, come dire, un pro forma, perché la passione che vedete che lei ha nel, come dire, raccontare quanto ama la scuola ce l'ha in Parlamento, quindi noi abbiamo bisogno in Parlamento di persone così che rappresentino la nostra scuola e che portino avanti le riforme per migliorarla questa scuola. Fare diventare Catania realmente la città dei giovani. Sono tornata ieri da Napoli, dove insieme al ministro Abodi ho partecipato ad un evento, perché Catania è rientrata tra le 5 città d'Italia più giovani per partecipazione giovanile, anche per progetti che riguardano i giovani. Arrivate martedì 5 marzo a Roma tramite corridoi umanitari le prime 97 persone evacuate dai campi di detenzione in Libia. Tra loro ci sono rifugiati e fragili dal punto di vista sanitario provenienti da diversi paesi, dall'Eritrea a Etiopia fino alla Palestina e alla Siria.
Ce ne vorrebbero tantissimi di più di questi voli, sono voli salvavita che aiutano delle persone con estreme vulnerabilità a poter arrivare nel nostro paese e noi siamo al loro fianco e ringraziamo tutti quelli che l'hanno reso possibile. L'arrivo in Italia dei rifugiati tramite i corridoi umanitari è stato reso possibile da un protocollo firmato a dicembre 2023 dal Ministero dell'Interno e quello degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme tra le altre all'Agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella gestione dei rifugiati in Italia. Lorenzo Sgarbi, numero 16 Michele Rigione, numero 21 capitano Marco Armellino, numero 24 Antonio De Cristofaro, numero 26 Tiago Cio. Forza Armellino! Esplode di nuovo la Grazie.